Per i concorrenti, reclusi nella casa per settimane, è stato una vera e propria salvezza. Lutto al Grande Fratello per l'improvvisa scomparsa di uno dei personaggi che nei mesi di reclusione ha aiutato i ragazzi di Alfonso Signorini. La notizia è stata diffusa nella serata di domenica 25 agosto e sui social non sono mancati i ricordi degli ex concorrenti della casa più spiata d'Italia, da Anita Olivieri a Marco Maddaloni, passando per la vincitrice per Lavatiero e Greta Rossetti. Che tu possa portare tutta la tua saggezza, cultura e immensa voglia di vivere anche lassù. Sono felice di averti conosciuto. Sei stato un amico e un corretto giudice con me. Che tu possa aiutare anche altri come hai fatto con noi, scrive Anita Olivieri, una delle protagoniste dell'ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini che riprenderà il via il 16 settembre, sempre in onda su Canale 5. Nicola Fuiano, morta la voce del confessionale del Grande Fratello. Solo stamattina ho appreso la notizia e ancora non ci posso credere, ha commentato mostrando profondo dolore la vincitrice della scorsa edizione per Lavatiero. E ancora Marco Maddaloni, che sempre su social ha scritto: lo abbiamo sempre saputo che dietro a quella stupenda voce che ci parlava in confessionale c'era un'anima stupenda. Da ieri rallegrerà tutte le anime belle che non ci sono più. Anche Greta Rossetti ha voluto ricordare Nicola e sui social ha scritto che non si scorderà mai la sua inconfondibile voce. Si è spento a Roma, all'età di 61 anni, l'autore Nicola Fuiano, sua la voce più famosa del dietro le quinte del reality si è fatto conoscere al grande pubblico per un ruolo molto particolare, era la sua la voce che si sentiva nel mitico confessionale del Grande Fratello. Prima di occuparsi di programmi televisivi, Nicola Fuiano, scomparso domenica 25 agosto a soli 61 anni, aveva lavorato in teatro come direttore di scena, coreografo e ballerino. In televisione aveva lavorato a programmi di grande successo tra cui L'Isola dei Famosi, La Talpa e Cuochi e Fiamme.